sposa in Sardis. Questo amore è più forte di su tempus, provo sti solo incanto e maia, e su entus o solo sammento e saida, solo che dura che poesia. Questo amore è più forte di su tempus, provo sti solo incanto e maia, e su entus o solo sammento e saida, solo che dura che poesia. To get up that great big hill of hope for our destination. Nonostante una giornata priva di sole, il cielo di Oliena si tinge del giallo-blu del vicinato Predu Murta, vincitore del 19° Palio Ulianesu de Sofiginados, grazie all'infallibile accoppiata Bontour Simone Mereu. For whatever that means. L'evento è stato organizzato dal comitato San Lussorio Leva 92, che dava appuntamento presso il galoppatoio ricavato in località Frattale, disputatosi giovedì 18 agosto. Il palio vedeva la partecipazione di 14 vicinati, i quali sorteggiati si sfidavano in due batterie da 7. I primi 4 classificati di ciascuna accedevano alla finale. Matteo Spano, uno dei rappresentanti del comitato San Lussorio Leva 92, il palio è finito, c'è da essere contenti. Si tornava a Frata, località Frata, dopo 2 anni e penso che il palio sia ben riuscito. Sì, tutto bene, un bel palio, è riuscito nel migliore dei modi. Vi aspettavate tutto ciò, insomma la risposta presente degli appassionati fuori da Oliena, ma che il paese diciamo è stato coinvolto in maniera importante? Sì, assolutissimamente. Cosa il messaggio? Da qui si è sempre sentita una corsa del genere, abbiamo visto comunque Fantini il primo e il secondo, cavalli provenienti, come diciamo noi, dal continente, quindi questo vuol dire che hai Oliena a chiappa anche fuori dalla strada. È un onore per noi ospitare gli anglo-arabi e siamo contenti che queste manifestazioni si organizzino nel migliore dei modi ogni anno come questo. Quindi la speranza è che la prossima leva che vi prenderà il posto all'anno prossimo, insomma, possa organizzare un evento del genere. Certo. Complimenti Matteo, io ti faccio un ringraziamento personale a te e a tutto il comitato Leva San Lussorio 92 per avermi insomma coinvolto in questo grandissimo evento e ovviamente in bocca al lupo al palio dei vicinati di Oliena, perché merita di continuare in questo modo. Crepi, grazie a tutti quelli che hanno partecipato e ovviamente a te Bru che ci stai facendo questo lavoro. Gli esiti delle due batterie spedivano in finale i 3 più attesi: Jean Navaile con Vittorino e Marco Bitti, Predu Murta con Bontour e Simone Mereu, Melatu con Adrian Topalli e Sultano da Cludia. Venivano inseriti tra gli outsiders Varrasolo con Re di Chop e Gianluca Fais e Arenaios con Buran e Pasquale Salis. Seguivano nella valutazione Montemanu con Cocca e Salvatore Niedu, Musso Dorrai con Castellana e Giovanni Soggia, Fale Nudi con Wolverine e Francesco Pio. Ormai prova a volare gli ormeggi, i tre di testa ormai quasi sicuri della qualificazione finale, si presentano per i metri conclusivi con Melato al comando, all'esterno del quale Montemanu, Melato, Montemanu, Varasolo, mentre il due Musso Dorrai. Palmieri Masilughi che è il primo degli esclusi, che è la terza posizione, così come Arenaios e Pasquale Salis curano la quarta, che significa qualificazione per la finale. Si presentano in fila indiana con Predu Murta che viene a vincere facilissimo, staccando fin dalla partenza, secondo posto c'è una partita e al terzo posto finisce Arenaios a precedere solo due studenti. Il colpo di scena arriva a pochi minuti dall'inizio della finale. Il grigio Vittorino alza bandiera bianca e il suo entourage decide saggiamente di ritirarlo, per il grande rammarico di tutto il rione di Gianna Vaile.
Dunque, finale a 7. La mossa matura in un lampo. Il mossiere Luigi Godani dà buona la prima partenza, che vede scattare in testa Musso Dorrai con Castellana, subito pedinato da Predu Murta con Bontur e Melatu con Sultano da Cludia, con gli altri costretti ad inseguire. Al completamento della curva in discesa, Musso Dorrai allarga vistosamente, fino a disarcionare il suo interprete Giovanni Soggia. Caduta senza conseguenze, ma che lascia campo libero a Predu Murta. Bontur, condotto da un impeccabile Simone Mereu, fa l'andatura di testa e riesce a rendersi intangibile dalla rincorsa di Melatu con Sultano da Clodio e Adrian Topalli. Al terzo posto risaliva Varrasolo con Re di Chop e Gianluca Fais, a precedere Monte Mannu con Coca e Salvatore Nitti. 3-4 lunghezze di vantaggio da parte del battistrada Predu Murta, che si presenta solitario in meta. Predu Murta che la porta a casa quasi con certezza. Predu Murta e Simone Mereu a trionfare in questa edizione, al secondo posto Melatu, al terzo Varrasolo e al quarto la giubba giallo nera di Monte Mannu con Salvatore Nitti. Al termine della corsa tutto il popolo di Predu Murta invade la pista per la consegna del drappo e per celebrare il cavallo Bontur e il fantino Simone Mereu, portato in trionfo dai propri sostenitori. Simone Mereu, vinci per la seconda volta questo Palio, la volta scorsa con Tidoc, questa volta con Bontur. Certo, mancava Vittorino alla finale, ma lui è un cavallo di qualità nelle regolari in Sardegna, mentre il Gran Premio Sardo, quindi la qualità oggi si è fatta valere. Sì, grazie innanzitutto. Sì, ha dimostrato di avere una grossa qualità come cavallo. Ecco. Dispiace che ha avuto un piccolo imprevisto Vittorino, perché mi sarebbe fatto piacere averlo sfidato, ecco, però hanno fatto bene, hanno ritenuto opportuno la salvaguardia dell'animale. E niente, detto questo, complimenti a tutta la festa, veramente un paese fantastico, veramente sempre tanta allegria, tanta manifestazione, tanta passione. E niente, sono contento che ho vinto. Senti, non è una coincidenza, ieri violenta da Claudio, oggi fratello. Il marchio Clodia, insomma, non c'è da fare grosse. Sì, ma sono fratelli pieni. Ah, è vero, questo non lo sapevo, sono sincero. Io. Ah, ecco, allora hai visto, allora destino ha voluto che, insomma. Incredibile. Ecco, è incredibile ma vero. Quindi la qualità che qua ieri si è fatta sentire dell'allevamento di da Clodia, un allevamento ovviamente rinomato. Senti, lui è il primo Palio che vince, anche forse il primo Palio vero che fa. Sì, lui nel mondo della provincia, prima ce l'aveva Massimiliano Narduzzi, l'ha venduto. Questo è il primo Palio che ha fatto e ha dimostrato, specialmente un cavallo sulla distanza, di andare veramente bene. Senti, perché lui poi ha vinto molto a 2000-2004, oggi era più corta ma ha dimostrato il suo valore. Sì, difatti come avete visto anche in batteria l'ho messo subito su quel passo lì, perché tanto è un cavallo che ha bisogno di galoppare. In finale è andata ancora meglio, sono andato con lui e ha fatto la differenza. Vedi, lui può essere anche un protagonista del Super Palio Arvas, essendo nato allevato in Sardegna, lo potremo rivedere. Senti, ora vediamo sti giorni come torna a casa, sicuramente il cavallo sta bene, tutto a posto, e da qui all'11 valuteremo se è opportuno ritornare giù o meno. Ecco, devo sentire anche Salvatore Morabito, il proprietario. Vi facciamo i complimenti. Che facciamo i complimenti, giustamente, specialmente a loro che investono e mantengono cavalli. Valutiamo, ecco. Simone, io ti saluto facendoti i complimenti, una splendida cavalcata. Vabbè, comunque. No, insomma, però almeno 3.000 metri tutti ci sono stati. 3.000 in testa, 3.000 metri in testa. Esatto. Una splendida cavalcata di Bontur, vinci la 19esima edizione su Palio Uglianese, su Vichinalo, complimenti. Grazie. Adrian Topalli, solitamente quando ci si è incontrati era per una vittoria, questa volta celebriamo un secondo posto che comunque fa onore a Sultano da Clodia, che si è difeso bene. Certo, Bontur ha galoppato in modo diverso, con un altro passo. Sì, dai, Sultano è andato bene, sinceramente, si è adattato bene al percorso e considerando che abbiamo deciso proprio all'ultimo momento che siamo rimasti senza cavallo, aveva fatto anche la batteria a fermo lunedì, perciò secondo me ha dato il massimo. Tutti e due, tra l'altro. Sì. Sì, però Bontur non aveva corso, aveva fatto il viaggio e basta comunque, però a parte scherzi, tutti e due
erano a fermo e tutti e due sono arrivati qui. Questo è partito davanti e era quasi, era imprendibile. L'avevo visto anche in batteria con Vittorino che ci aveva un passo veramente importante. Sì, un cavallo di qualità, buon tour, ma anche Sultano, insomma, nelle regolari ha fatto vedere di dimostrare qualcosa. Cosa può essere un'ipotesi in futuro, venire qua in Sardegna? Che... No, no, ma il cavallo sinceramente già avevo intenzione di portarlo a Gavà. Sono ritrovato senza cavallo a feltre, ho dovuto un pochino mediare, adattarmi là. Sì, mi è dispiaciuto anche non venire, però sono venuto qui e sono contento di essere venuto qui. Senti, appunto perché sei venuto qui, l'ultima battuta, come hai trovato questo palio, che era la prima volta che ci monta? Allora, sinceramente questo è veramente un palio bellissimo e assomiglia un po' ai nostri pali là con le contrade e tutto. Mi sembra un po' simile ai pagli in Toscano, perché di solito hai visto, i pagli qui in Sardegna sono più... A Montepremi. Sì, a Montepremi. Invece questo è un paglio a contrade. Sì, ho visto il paese, festa, è bello. Un bel paglio. Ok, io ti saluto, Adrian. Comunque un secondo posto è meglio di niente e ti faccio un in bocca al lupo. Sì, sì, ma del cavallo e della prestazione sono contentissimo. In bocca al lupo per il futuro. Crepi. Gianluca Fais, ti ritroviamo innanzitutto, questo qui è bene, che l'Ippica li abbraccia anche i fantini del passato, terzo con Ready Chop, una cavalla che forse ha bisogno di mettere, l'avevamo vista anche a voi, però tutto sommato ha corso grande. Sì, sì, la cavalla ha corso benissimo, diciamo che i due cavalli che erano davanti erano due cavalli buoni, sapevamo già che era dura batterli, però già un terzo posto con una cavalla che ha anche poca esperienza, diciamo che ha corso veramente bene, perché batteria finale non è da tutti ambientarsi subito, perché poi è il secondo palio che fa in Sardegna, quindi c'erano cavalli di buona qualità. Secondo te allungando i metri può venire avanti, perché la sensazione a Gavò era quella? Sì, sì, la cavalla c'ha bisogno di aggiustarsi, piste più comode sicuramente, perché dopo che parte anche bene la cavalla devi darle almeno un po' di tempo per sistemarsi, poi quando la cerchi la cavalla risponde sempre, come ha fatto oggi che ne è uscita benissimo. In maniera direi generosa. Senti, dove la potremo rivedere l'ultima battuta? Ma adesso sicuramente la cavalla la teniamo per cavalla per Asti. E poi vediamo un attimino, perché tanto qua i pali sono anche finiti, quindi vediamo un attimino in seguito se riportarla giù, se i proprietari mi ridaranno fiducia per tenerla la prossima stagione qua in Sardegna. A te ad Asti ti rivediamo. Sì, 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 sì. Quindi un gradito ritorno anche per Gianluca Fais. Ti faccio i complimenti ovviamente per quello che hai fatto in passato, per quello che spero continuerai a fare in futuro, perché abbiamo bisogno di fantini carismatici come te, e quindi in bocca al lupo per il futuro. Grazie, grazie mille. Salvatore Niedu, l'ultimo compenso te lo prendi tu con Cocca, bene in batteria in finale, forse ha sofferto un po' di andatura. Sì, un po' di andatura, non avevamo mai fatto la finale, speriamo venga avanti ora, la mossa è un po' da rivedere però va bene. Senti, una 4 anni che sicuramente è in divenire, quindi ti dà la possibilità di lavorarci, come hai detto tu può venire avanti. Sì, può venire avanti, sono contento dell'acquisto che ho fatto, vediamo un po' ora. In partenza forse un po' sacrificata, però poi ha provato a recuperare, comunque Bonturo oggi ha dimostrato di essere un cavallo davvero di qualità, qual è il suo pedigree? Sì, ho aspettato più che potevo, ho visto, però era troppo superiore lui, è andato bene, forte. Salvatore, ti avevo intervistato a Gavò, ti intervisto ora, quando ti intervisto vuol dire che o si è preso qualcosa o si è vinto, quindi ti faccio un grande in bocca al lupo per il futuro, arrivederci spesso. Vai, crepi. Luigi Godani, ci ritroviamo in questo scenario direi fantastico che è sul palio Olianese Sovviginalos, un palio sentito, le mosse qua non sono mai semplici perché comunque tutti tengono a onorare la propria giubba per la propria Orione e quindi c'era un bel da fare. Sì, un palio molto sentito e con un pubblico eccezionale e devo dire che la prima batteria era un po' più facile, i cavalli erano un po' più semplici da gestire, la seconda un po' più nervosi i cavalli, però i fantini sono stati tutti corretti, hanno seguito le mie indicazioni e non ci sono stati problemi. La finale mi è dispiaciuto, il cavallo di Salis purtroppo si è fermato al canapo, ma non ho potuto annullare niente perché i cavalli erano tutti dritti e quindi è stata una buonissima partenza anche quella. Un ultimo palio, speriamo bene per un altro cavallo, mancava Vittorino che è un degno avversario,
però bellissima vittoria. Sì, ha vinto in costo costo, praticamente ha forzato più di tanto, secondo Sultano da Clodia, insomma i continentali sono venuti a vincere in Sardegna. Dico purtroppo per noi, però bellissimo spettacolo e speriamo che vengano, sono ben accetti. Certo, perché alzano il livello, la categoria, magari invoglia anche i proprietari sardi a puntare sull'anglo-arabo e non solo sui pali dei puri. Sì, sai, quest'anno ci hanno trovato anche un po' impreparati perché non si sapeva sicuro che riprendevano i pali, quindi molti hanno venduto i propri cavalli. Io penso che per un'altra annata sicuramente la gente terrà i cavalli, tranne delle offerte congrue, e penso che saremo competitivi anche con i nostri cavalli. E questo è un messaggio che si alza da qui, perché anche io la penso come te, G, perché comunque non siamo da meno, insomma, di nessuno, quindi bisogna tenere i cavalli e crederci anche in questi contesti, perché comunque la selezione passa dall'ippodromo, è vero, ma la valorizzazione a volte di una razza, di un allevamento, passa anche attraverso questi contesti. Certo, certo, Bruno, hai colto proprio giusto, no, dai. Complimenti Gigi per il tuo operato, ti faccio in bocca al lupo. Grazie Creppi. Marco e Sebastian, dei rappresentanti di Prede Murta, insomma voi siete abituati a vincere, però vincete con una coppiata cercata, penso, e voluta, ingaggiata come Bontour e Simone Marino. Sì, siamo molto contenti, è andato tutto molto, molto bene come ci aspettavamo anche, quindi siamo molto contenti di festeggiare per l'ennesima volta ormai, e quindi dai, siamo molto felici. Ci riconfermiamo, dai. Certo, Prede Murta ha vinto tanti pali, quattro volte di fila se non sbaglio. Tre volte di fila, una nel 2010 e adesso nel 2022. Quindi insomma siete abituati. La curiosità che... un'emozione però. Però la curiosità di appassionate. Ma che per l'anno prossimo. Speriamo, perché siamo molto molto felici. Sì, un complimento a tutta la Rione, Prede Murta. Un complimento anche alla Leva 92 per aver organizzato di nuovo questa festa. Esatto. Un complimento grandissimo anche alla Leva 92 per aver riorganizzato questa festa. Sì, che tornava dopo la pandemia e non era facile. Esatto. Bravissimi. Bene. Una festa uscita alla perfezione. Poi quando si vince anche meglio. Esatto. Complimenti a tutti, a tutto Prede Murta, in bocca al lupo a tutti. Grazie. Grazie. So I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I say, hey, what's going on? And I say, Amparo Manu mia esposa in Sastis. Questo amore è più forte del suo tempo. Produsti solo incanto e maia. E su in tus osoros, samento e saida. Solo che dura, che poesia. Custo amor.